Gli Annales sono un poema epico sulla storia di Roma in 18 libri in esametri. L'esametro latino è una vera e propria invenzione di Ennio, che prese a modello quello dei poemi omerici, e fra poco spiegheremo anche perché. L'esametro è un verso composto da 6 piedi. I primi 5 possono essere o dattili, cioè formati da una sillaba lunga seguita da 2 sillabe brevi, oppure spondei, formati da 2 sillabe lunghe. Il quinto piede di solito è un dattilo. Il sesto piede è sempre composto da 2 sillabe, la prima è lunga e la seconda può essere o lunga, in questo caso il piede è costituito da uno spondeo, o breve, e in questo caso è un trocheo. Tornando agli Annales, probabilmente Ennio aveva previsto 15 libri e in seguito aggiunse gli altri 3 per narrare le vicende belliche più recenti. Rimangono 439 frammenti per un totale di 623 versi o parti di verso. L'intento degli Annales è quello elogiativo nei confronti della potenza romana. Ennio scrive che la potenza di Roma si fonda sui costumi e sugli uomini dei tempi antichi, ma celebra anche i singoli personaggi dell'aristocrazia romana, primo fra tutti il suo protettore Marco Fulvio Nobiliore. Fra le virtù tipicamente romane che Ennio elogiava, spiccava la subordinazione degli interessi personali a quelli comuni e la dedizione assoluta al bene dello Stato, che Ennio ricorda per esempio in Quinto Fabio Massimo, detto il temporeggiatore, che durante la guerra contro Annibale, cioè la seconda guerra punica, ebbe successo con la sua strategia che prevedeva non la battaglia diretta, bensì un lento logoramento del nemico attraverso l'attesa e il tallonamento. Di lui Ennio scrive: «Un uomo, da solo, temporeggiando, salvò il nostro Stato». Vediamo la struttura dell'opera. Il primo libro si apriva con una invocazione alle muse. «O muse, che danzate battendo con i piedi il grande Olimpo!» Dunque chiama le muse e non le italiche camene come aveva fatto Livio Andronico e forse pure Nevio. Ed è così, con Ennio, che le muse greche fanno la loro prima apparizione nella letteratura latina. Ennio ha fatto questa scelta per un duplice motivo. Il primo è per innalzare il livello culturale della poesia latina, cioè per renderla degna dell'illustre poesia greca. Il secondo motivo è l'elogio a Marco Fulvio Nobiliore, il quale aveva fatto trasportare a Roma, come bottino di guerra dalla città greca di Ambracia, le statue delle muse e ne aveva inaugurato il culto con un nuovo tempio. Seguiva poi un proemio nel quale Ennio raccontava di aver incontrato in sogno il poeta Omero, il quale gli aveva rivelato che la propria anima si era reincarnata in lui, secondo la dottrina pitagorica della metempsicosi, cioè la trasmigrazione delle anime. Quindi Ennio presenta se stesso come Omero redivivo. E dunque Ennio si pone come se fosse in missione poetica e coerente con questo progetto, egli sceglie l'esametro dei poemi omerici, che era anche più flessibile rispetto a quello usato dai poeti ellenistici, che aveva regole più rigide. Poi Ennio inizia la narrazione vera e propria, dalla caduta di Troia ad Enea che lascia la città e arriva nel Lazio, ma la sua versione è diversa da quella che sarà scritta da Virgilio nell'Eneide. Infatti Enea è il nonno materno di Romolo e Remo, che sono figli di sua figlia Ilia e del dio Marte. In altre versioni più note, nate dalla necessità di giustificare la notevole distanza cronologica tra la caduta di Troia e la fondazione di Roma, che abbiamo anche visto nella prima lezione di archeologia e storia dell'arte romana, la madre dei gemelli è Rea Silvia, figlia del re Numitore, discendente di Iulo, figlio di Enea. Invece la storia dei gemelli è quella tradizionale, fino al ratto delle Sabine. Il libro primo si concludeva con l'assunzione in cielo di Romolo. Il secondo libro parlava dei regni di Numa Pompilio, il legislatore religioso, Tullo Stilio, sotto al quale si verificò la guerra con Alba Longa e il famoso duello tra i 3 fratelli Orazi contro i 3 Curiazi, e in ultimo Ennio raccontava del re Anco Marzio che fondò Ostia. Il terzo libro trattava degli ultimi 3 re, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, che fu cacciato e venne fondata la Repubblica. I libri dal 4 al 6 narravano la conquista dell'Italia e della guerra contro Pirro, durata dal 280 al 275 a.C. I libri dal 7 al 9 narravano dell'epopea delle guerre puniche, però il libro 7 si apriva con un secondo proemio, in cui Ennio spiegava che non si sarebbe soffermato sulla prima guerra punica, perché era già stata narrata da Nevio. Così Ennio dava più spazio alla seconda guerra punica, alla quale lui stesso aveva partecipato, e alla fine narrava della glorificazione di Scipione africano vincitore a Zama.
Inoltre, in questo secondo proemio, Ennio criticava apertamente il Saturnio di Nevio, perché lo considerava un verso troppo connesso con il fondo primitivo della cultura romana, sacrale e religioso. Poi Ennio si definiva anche come poeta dicti studiosus, amante della parola, espressione che rendeva precisamente la parola greca philologos, cioè filologo, e dunque si riallacciava alla tradizione della poesia greca di età alessandrina e al suo ideale di poeta filologo, autore di una poesia estremamente raffinata ed erudita, contraddistinta da una grande cura formale. I libri dal X al XII trattavano di eventi bellici in Grecia, come la seconda guerra macedonica del 200-196 a.C. I libri dal XIII al XV raccontavano la guerra contro Antioco di Siria tra il 192 e il 189 a.C. e del trionfo di Marco Fulvio Nobiliore sugli Etoli. Come abbiamo già detto, Ennio aggiunse tre libri in cui narrava le guerre più recenti. Il racconto arrivava probabilmente fino al 171, 2 anni prima della morte dell'autore. Gli Annales ebbero una buona fortuna, furono attentamente studiati, citati e imitati da molti autori, come Cicerone, Lucrezio, Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano. Nel secondo secolo d.C., l'imperatore Adriano addirittura preferiva gli Annales di Ennio all'Eneide di Virgilio. In seguito però, come abbiamo già detto, tutte le opere di Ennio andarono perdute. Per quanto riguarda la lingua e lo stile degli Annales, possiamo dire che Ennio è il fondatore della lingua epica latina e che fa uso di diversi virtuosismi verbali, come versi totalmente allitteranti. Famoso è questo verso che vedete, in cui apostrofa il re Tito Tazio. «O Tito Tazio, tu, o tiranno, hai portato a te stesso così tanta sventura. O Tite, Tute, Tati, Tibi, eccetera. È un caso limite di allitterazione, veramente esasperata, perché non solo tutte le parole del verso, tranne il monosillabo iniziale, allitterano fra loro, ma ben 5 parole su 7 contengono al loro interno una seconda T. Inoltre fa uso di onomatopee, come nel caso di quest'altro famoso verso in cui imita il suono della tromba. Ma la tromba, con uno strepito terribile, disse «Taratantara!». Virgilio riprenderà questo verso, ma toglierà l'effetto sonoro. Infatti nel nono libro dell'Eneide, a un certo punto, lui scriverà «Ma la tromba da lontano mandò uno strepito terribile con il bronzo risonante». Inoltre Ennio crea dei neologismi, per lo più parole composte, perché prosegue la tendenza a introdurre nella lingua poetica gli epiteti omerici. Per esempio Ennio conia il composto «omnipotens», «onnipotente», che avrà molta fortuna. Infine, la lingua degli Annales presenta tratti nettamente arcaizzanti, ad esempio l'uso del pronome dimostrativo «olle» invece di «ille». «Olle» non era più usato nella lingua parlata del II secolo a.C. e non si trova mai nelle tragedie. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima!